Termoli e Campobasso nell'ultimo turno prima del nuovo anno del 2024, turno infrasettimanale. Entrano in campo le due formazioni capitanate dai rispettivi condottieri, Leonardo Nonni e Pietro Sicignano, con due palloncini, perché è sì una grande giornata di sport, ma è anche una giornata in cui bisogna ricordare le due piccole vittime scomparse poche ore fa, due piccoli figli del Molise: Alessandro, bambino di 9 anni, morto a Campobasso in un incendio divampato all'interno della sua abitazione, e Flavio, il ragazzino poco meno di 13 anni, per lui morto in un incidente stradale qui sulla statale 16. Esposito contro Pacillo, il controllo non perfetto del numero 10 di San Martino, che però se ne va, la mette dentro la conclusione poi subito col mancino di Longo. Ma Criso Vergis raccoglie il pallone, nuovo traversone sul secondo palo, fermato per Sichini. Pacillo il controllo, Pacillo, la conclusione di Pacillo Lombardo. Che grande parata di Lombardo. Maldonado come al solito dalla bandierina, il movimento dei giocatori rossoblù in area di rigore sul primo palo, allontanata poi la testa di Pacillo che ha preso Lombardo. Incredibile che ha preso Lombardo. Pacillo, finta di corpo su Esposito, il traversone col mancino sul secondo palo. Criso Vergis davanti la porta. La testa di Maldonado recupera l'ennesimo pallone, il Campobasso, ancora Di Nardo per Sichini, palla per Maldonado, il pallone buono per Di Nardo. Di Nardo davanti la porta, Di Nardo non riusciamo a metterla dentro. Il movimento di Di Nardo, pallone verso Grandis, uno contro uno, Grandis, Lombardo perfetto sul pallone, intercetta tutto e c'è largo Criso Vergis che viene servito in questo momento. Sale in area di rigore anche il numero 4 Criso Vergis, pallone per Grandis di prima. Grandis servire Maiorino, con la fortuna di qualche rimpallo Maiorino può provare la conclusione, palla che arriva a Osfar, pallone in aria, Esposito! Che cosa ha preso Esposito? Sulle ali dell'entusiasmo, ancora Esposito! E poi, mamma mia ragazzi! No! Rigore per il Termoli. Rincorsa di Vittorio Esposito contro il suo omonimo, il tiro, sì, la parata, perché non sarebbe stato giusto. All'interno dell'area di rigore, palla per Serra prova il mancino dopo essersi infilato, non trova però lo specchio della porta, rimessa dal fondo, Cocchen. Controllo perfetto di Matteo Cocchen che si accentra ancora. Cocchen prova a pensare al tiro che arriva dalla distanza di questa gara, ancora 0-0. Di Nardo, il tocco verso Serra, lungo per Pacillo davanti alla porta. Pacillo termina 0-0 al Gino Cannarsa di Termoli, un derby senza reti, ma comunque possiamo dire non avaro di emozioni.